fare gli esercizi per gli addominali, ad esempio, sulla fitball. Capito? E no, non ci siamo, perché qui vuol dire che non abbiamo capito che questo strumento, che questa zona ha una funzione chiave, ma di passaggio e di controllo tra quello che c'è sotto e quello che c'è sopra. Se quindi noi da deficienti, come abbiamo fatto, abbiamo messo il soggetto, e io ogni tanto pure l'ho fatto, su una palla instabile per fare i movimenti di crunch, e purtroppo abbiamo capito poco, perché questo soggetto lavora sugli addominali, non sul core, è chiaro che sono la stessa cosa, ma non lavora primo in antigravità, perché sta sdraiato, ma questo sarebbe anche relativo, secondo non lavora per passare energia da sopra a sopra, tant'è che per poter lanciare una palla noi dobbiamo per forza inclinarci in avanti, perché se io lancio la palla casco indietro, quindi che cosa faccio? Mi inclino in avanti e passo la palla, in questo movimento ho una situazione di completo controllo del core. Il link del core è fondamentale. Queste sono cose vecchie, riporto questo è l'autore, perché sicuramente Guerra è stato uno di quelli che in Italia ha introdotto il movimento funzionale. Io non so se chi è che da quanto voi conoscete questa cosa. Queste cose in Italia esistono, hanno cominciato timidamente a facciarsi intorno agli anni 2000. Ok? Siamo parlati di 13 anni. Ok? Chiaramente hanno preso via via un po' più piede, ma molto sono state capite anche male. Allora, l'idea di poter fare la stessa cosa che ho fatto prima con una macchina che mi allenava solo il pettorale, di poterla fare in piedi, in tante direzioni, con un lavoro degli addominali e anche del controllo del mio corpo per ciò che riguarda gli arti inferiori. Questo non significa che io rinforzo gli arti inferiori, deve essere chiaro. Bene. Ma io sto lavorando sicuramente con una maggiore attenzione verso questo, chiamiamolo così, situazione, gruppo muscolare, ma nello stesso tempo sto lavorando per il controllo di tutti gli altri, le altre parti del mio corpo. Bene, naturalmente la cosa più divertente è che abbiamo trascurato una cosa fondamentale. Lo vedrete? Allora, io non faccio fatica a identificare uno sport totalmente simmetrico, nel senso dove arto destro e arto sinistro fanno tutti la stessa cosa. Lo stesso sollevamento pesi non è del tutto simmetrico, ma diamoglielo per scontato. Canottaggio di coppia, perché già quello di punta, quello con un remo solo, prevede non un movimento lineare, ma prevede un movimento. Abbiamo trascurato una delle cose più importanti dei movimenti del nostro corpo, che negli sport di squadra sono sostanzialmente sempre presenti, e cioè, qui lo vedete poco, ma spero di farvelo vedere meglio, gli aspetti torsivi. La torsione, ricordiamoci dal vecchio Malavenda, non è nient'altro che una parte del corpo che ruota su un'altra, quindi la torsione può essere così, ma può essere anche così. Bene, io sto fermo, mi torco il braccio, bene, ricordate da ragazzini, ti torco il braccio, eccetera. La torsione è uno degli aspetti più importanti, che tra l'altro non fa altro che enfatizzare ancora di più il ruolo del core, perché in sostanza in questo movimento noi abbiamo appunto un movimento e una necessità di muovere tutte le componenti addominali, quando invece noi nell'ambito normale della nostra conoscenza le muoviamo, per quando facciamo gli addominali al libretto, che facciamo muovere? Il retto dell'addome, che è il muscolo più cretino del mondo, un muscolo di tanto così di spessore, ci hanno raccontato fregnacce per anni che questo ci faceva limitare il mal di schiena, no? È il contrario, probabilmente, facendo gli addominali il mal di schiena ci viene, ok? Perché questo muscolo di tale spessore, pensate che possa comprimere, a me magari mi farebbe bene, però possa comprimere la parte della colonna vertebrale che ha capacità di produrre 10 volte tensioni superiori a questo. Cioè, come sta venendo fuori che il nuoto non è che faccia poi così bene la scoliosi. Cioè, per anni abbiamo vissuto su certe cazzate che ci hanno raccontato i medici e che noi pure abbiamo bevuto, personalmente anch'io, per anni. Va bene? Dobbiamo dire che il nuoto ha una struttura di funzione antigravitaria, non gravitaria, che viene aiutata e quindi per certe cose può aiutare il problema. La quadrupedia è la stessa cosa, no? Noi i cani
sono sottoposti a spinte gravitarie non sulla loro colonna vertebrale, no? Perché lavorano a quattro zampe, come eravamo noi qualche millennio fa. Se noi stiamo in piedi siamo sottoposti a una forza, a una componente gravitaria obbligatoria che ce l'abbiamo con tutto il corpo, tant'è che io in questo momento sto tenendo